di Trapani dobbiamo mettergli una pietra sopra. Non abbiamo né scuse né alibi, l'abbiamo detto, l'abbiamo analizzata, l'abbiamo approfondita, c'è poco da dire, però insomma noi le partite le rivediamo tante volte a caldo. È chiaro che voi avete la necessità dei tabellini e delle valutazioni, a rivedere la partita, no certo, ma rivederla tante volte comunque ti dà una dimensione calcistica di occasione da rete di un certo tipo. È successo che noi con il Verona abbiamo fatto una grande prestazione, però chi fa gol ha ragione, e questa è stata la partita. La gara successiva con il Novara, nella mia gestione, a rivederla è stata una delle migliori, dei migliori primi tempi, sia sul piano del gioco che delle occasioni da rete. Non è arrivato il risultato contro una squadra comunque forte. Siamo andati a Vicenza, siamo stati molto bravi a giocare con le nostre caratteristiche e a fare tre punti importanti. E poi è successo che col Cesena, al di là degli interpreti, nei primi 20 minuti abbiamo avuto molta difficoltà, siamo andati sotto, non ci siamo disuniti e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. E purtroppo c'è una parabola discendente a Trapani, ma è un punto chiuso che non c'entra niente con l'andamento e la prestazione della squadra. È chiaro che cos'è successo? Succede che stasera, in un momento di negatività e di sommatorie negative, dove giustamente la gente ha anche delle pretese, anche una certa demoralizzazione, tu vieni da una sconfitta come è successa a Trapani, e l'ambiente ti è ostile, lo posso anche capire. Però questa prestazione di stasera, in un altro momento, non avrebbe avuto questa incidenza negativa che c'è in questo momento, perché, ripeto, è una sommatoria. La prestazione di stasera contro un'ottima squadra, che è la SPAL, che ha una grande freschezza atletica, non è inferiore alla seconda in classifica, per occasioni da rete in modo particolare. Non c'è dubbio che sia preoccupante, perché la classifica è corta, perché ci sono squadre sotto che hanno una buona condizione, ma noi dobbiamo ripartire dalle occasioni da rete che abbiamo avuto stasera, dal modo in cui non ci siamo demoralizzati su un episodio che cambia completamente la partita, perché tolti i primi 10 minuti, dove avevamo un po' un impatto forse emotivo, caratteriale particolare, la squadra ha provato a giocare, ha attaccato con gli esterni, e quando dei 22, non è la prima volta nella mia gestione, uno dei migliori dei 22 è il portiere avversario, è un segnale, c'è. Ne dobbiamo uscire anche accettando degli episodi così pesanti che spostano la partita tattica, spostano l'aspetto caratteriale emotivo. La squadra non si è disunita, perché il secondo tempo ha continuato a giocare con energia e ha avuto tante occasioni da rete. Sicuramente sotto porta dobbiamo e vogliamo migliorare, perché quando ci arrivi così tante volte la squadra poteva pareggiare in più di una circostanza e non ci è riuscita. No, non credo che sia un aspetto psicologico, perché ci è successo anche nelle tre gare di Novara, Vicenza e Cesena, assommandole andiamo abbondantemente in doppia cifra. Lei stasera mi dice 8, convengo anch'io che ci sono. È un momento in cui l'attaccante va anche in stima, segnando e sbloccandosi. Noi stiamo facendo ruotare e per minutaggio e per condizione atletica, e anche per una certa competitività, un po' tutti gli attaccanti, però è un momento in cui facciamo fatica a realizzare per quanto produciamo, che sia di natura psicologica non credo più di tanto. Non è successo niente se non un problema di comunicazione col mio secondo. Lui ha chiamato Joao quando probabilmente era nel riscaldamento, quando io gli avevo accennato di Donnarumma, è stato un errore di comunicazione nostro, punto. Quando sono arrivato io, noi abbiamo giocato sempre con la linea 4. La prima volta che abbiamo giocato la linea 3 è stato a Novara. Io ho parlato con la squadra, ho parlato con i ragazzi nella sosta e ho chiesto se erano disponibili a fare della didattica anche a 3, che ci poteva tornare utile, e in corso gara e non si sa mai nel corso della stagione. Io ho avuto una grande disponibilità e pareri favorevoli. L'abbiamo introdotta gradualmente perché ci poteva essere utile, ci è tornata utile in determinate gare. Questo è un momento in cui per caratteristiche individuali e per esigenze anche di partita ci è tornata utile. Infatti comunque la difesa stasera si è comportata bene. Le squadre di oggi comunque, se non hai un DNA prestampato di inizio stagione, comunque possono interpretare i due moduli senza problema. Io lo devo tenere in considerazione e delle caratteristiche dei nostri singoli per mettere nelle migliori condizioni possibili, della valutazione fisica, di quanti giocatori ho a disposizione in questo momento sul reparto difensivo sono quelli, e anche la tipologia di partite che andiamo a affrontare.
Col presidente Lotito e con i dirigenti, quando sei in un'azienda, un confronto sempre. Sì, abbiamo parlato, finita la partita, abbiamo fatto alcune considerazioni. No, del ritiro non se ne è parlato, la squadra deve cercare di prendere più energie possibili, di dimostrare carattere, di non avere demoralizzazioni. E questo noi lo dobbiamo fare solo attraverso il lavoro, ma non credo che sia il ritiro che ci risolve la vicenda. Beh, la compattezza di squadra ce l'hai comunque al di là del reparto difensivo, con tutti i reparti. No, io dico che la squadra comunque non è stata la miglior prestazione contro il Frosinone, è il valore della vittoria che ti dà una grandissima prestazione. Ma noi insomma col Cesena il secondo tempo, con Novara il primo tempo, la gara di Vicenza non le trovo completamente diverse rispetto alla gara di Frosinone. È chiaro che i gol e la vittoria ti danno a volte una valutazione che è diversa, però io me ne analizzo sia sul piano del possesso palla, sia sul piano dell'occasione da rete e di quanta pericolosità può avere un avversario. Ora è un momento anche un po' sfortunato, perché obiettivamente questa sera è una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, ma soprattutto perché non siamo riusciti a segnare contro un avversario molto forte, e io credo che siate tutti d'accordo che la Salernitana non meritava la sconfitta. Quindi andare a ritroso su tutto quello che è stato di positivo e vedere tutto buio e tutto negativo stasera lo trovo riduttivo, anche se capisco l'amarezza dei tifosi, che può essere anche la mia, ma dobbiamo essere anche obiettivi nella valutazione e soprattutto quante occasioni da gol crea la squadra.